Cosa c'è che non va? Stai troppo tempo sui social media, non ti muovi abbastanza, cattiva alimentazione, sonno inadeguato. Tutto questo e molte altre cose possono farti sentire come se non stessi più utilizzando appieno tutto il tuo potenziale. Sì, la tua mente si sta trasformando in poltiglia. La buona notizia è che puoi ritornare in te e affinare la tua mente con queste semplici tecniche. Per prima cosa, arricchisci il tuo vocabolario. Ti aiuterà a sembrare più eloquente quando parli con i tuoi amici. Ed è anche un ottimo modo per stimolare il cervello. Quando utilizzi un vocabolario più ricco o ti dedichi a qualche compito impegnativo, stimoli alcune aree, specialmente quelle regioni responsabili dell'elaborazione uditiva e visiva. Porta con te un piccolo taccuino in modo da poter annotare una nuova parola ogni volta che la leggi, la senti in un video o in una conversazione. Cerca la definizione e il giorno dopo usala per 5 volte. Zumba, salsa, jazz, hip hop e bachata. Balla il più spesso possibile. Iscriviti a lezioni di ballo o guarda dei balli online che ti sono sempre piaciuti. Quando impari nuove mosse di danza, aumenti la tua memoria e la velocità di elaborazione delle informazioni. Inoltre ti diverti. Equitazione, leggere velocemente, piccole riparazioni, giardinaggio, fotografia. Imparare qualsiasi nuova abilità può mettere alla prova la tua mente. Che ne dici di imparare una nuova lingua? Diversi studi hanno mostrato che le persone che parlano più lingue hanno livelli più elevati di creatività e migliori abilità visuo-spaziali. Quando parli fluentemente più di una lingua, puoi anche passare da un'attività all'altra più facilmente. Ci sono corsi e app gratuiti che richiedono 10-15 minuti e possono aiutarti a padroneggiare praticamente qualsiasi cosa. E nel frattempo le connessioni cerebrali diventeranno più forti e le singole cellule cerebrali comunicheranno meglio tra loro. Migliorerai anche la tua memoria. Una volta che hai imparato qualcosa, portalo al livello successivo e guarda se riesci a insegnare quell'abilità a qualcun altro. È un modo piuttosto interessante per esercitarsi. Inoltre, puoi imparare anche tu qualcosa di nuovo da loro. Batteria, chitarra e pianoforte. Imparare a suonare uno strumento è un altro modo per stimolare il cervello a qualsiasi età. Fa anche bene ascoltare la musica. Quando hai bisogno di trovare una soluzione innovativa, ascolta i tuoi brani preferiti e il tuo cervello sarà in grado di elaborare delle idee creative. Esiste una tecnica creativa che può aiutarti a ricordare gli elenchi e richiamare informazioni e si chiama dispositivo mnemonico. Ascolta questa. Mentre volavo, tu mi gettasti su un nuovo pianeta. Se ci fai caso, ad ogni iniziale di ogni parola corrisponde l'iniziale di ciascun pianeta del sistema solare, ordinato dall'interno verso l'esterno, quando ancora pensavamo che Plutone fosse un pianeta. Ognuna di queste parole inizia con una lettera che è anche la prima lettera del pianeta corrispondente. Potresti anche dedicare del tempo ad assemblare un puzzle di 1000 pezzi. I puzzle sono un ottimo modo per rilassarti, sfidare e rafforzare il tuo cervello. Prova a usare tutti i tuoi sensi nella vita di tutti i giorni. Vai al mercato, viaggia, fai giardinaggio, prepara dei biscotti, prendi appunti a una riunione o vai in un nuovo ristorante. Qualunque cosa tu faccia, concentrati sul toccare, assaggiare, annusare, ascoltare e vedere, tutto allo stesso tempo. Più sensi usi quando sperimenti con qualcosa, anche quando è qualcosa che fai ogni singolo giorno, più ti dovrai sforzare per mantenere quelle informazioni. Non rimanere bloccato nella routine quando svolgi le tue attività quotidiane. Prova un nuovo percorso e dei nuovi modi per fare le cose, anche quelle più ordinarie. Non ci ricordiamo quanti piatti ci siano nella credenza della cucina o quanti passi facciamo quando scendiamo le scale perché svolgiamo la maggior parte delle cose quotidiane automaticamente. Quindi, quando vuoi farti una doccia, preparati con gli occhi chiusi. Usa le mani per farti strada, in questo modo invierà dei segnali al tuo cervello sulle cose che ti circondano. Puoi anche mescolare il tuo programma giornaliero in modo da poter diventare più consapevole della tua routine. Prova a fare nuove cose al mattino, quando corri scegli un percorso alternativo. Vestiti prima di fare colazione, non dopo. Guarda un episodio della tua serie preferita invece del telegiornale del mattino. Prova a cambiare percorso quando devi andare al lavoro o da un punto A a un punto B. Non utilizzare alcuna app di mappe. Lascia che il tuo cervello costruisca il percorso per te. Mettiti alla prova e disegna una mappa del luogo in cui vivi solo usando la tua memoria. Vedrai che sarai in grado di vedere le strade e navigare nel tuo quartiere anche con gli occhi chiusi. Ma cerca di sfidare il tuo cervello a ricordare quanti più dettagli possibili. I punti di riferimento, i supermercati, le strade secondarie e quelle principali, i parchi e persino le panchine. Non dimenticare nulla.
Una volta finito, confronta il tuo disegno con una mappa reale. Se è stato troppo facile, prova a ricreare una mappa dell'Europa o degli Stati Uniti in cui devi etichettare tutti gli stati e i paesi. Continua a renderlo sempre più difficile finché non trovi un compito che sia abbastanza impegnativo. Concentrati sulla persona con cui stai comunicando. Goditi delle conversazioni stimolanti senza guardare il telefono e scorrere sui social media. Quando ti impegni in una conversazione interessante, usi l'intuito e stimoli la tua mente a usare il pensiero rapido e ad imparare cose nuove. Non stare troppo online. Invece socializza ed esci il più possibile con le persone a cui tieni. Cerca di prestare attenzione a ogni dettaglio. Qual è il colore dei loro vestiti? Quegli occhiali hanno una forma davvero fantastica. La tua amica si è fatta un nuovo taglio di capelli? Tutto questo ti aiuta a livello mentale. Diventi più presente e osservi ciò che ti circonda. Ecco un esercizio interessante per aumentare la tua attività cerebrale. Prova a usare la tua mano non dominante. Se sei destrorso, usa la mano sinistra per pranzare, pulire, raccogliere oggetti e scrivere qualcosa. Sarà difficile, ma gli esercizi cerebrali più efficaci non sono sempre facili. Lascia riposare il tuo cervello. Certo, è bello allenarlo e affinarlo, ma non può essere sempre acceso e osservare tutto ciò che accade intorno a te. Ad esempio, la meditazione è un ottimo modo per calmarti, ridurre lo stress e rallentare la respirazione. 5, 10, 15 minuti. Scegli quanto tempo vuoi meditare. Prova una tecnica che funziona per te. Rilassati e attieniti a questo schema ogni giorno. Nutri il tuo cervello con cibi che forniranno grassi, vitamine e nutrienti di cui ha bisogno. Noci, mirtilli, uova, olio di cocco e avocado. Questi alimenti rendono il tuo cervello più potente e pronto ad affrontare le sfide quotidiane. Sperimenta nuovi cibi. Non ordinare sempre lo stesso piatto ogni volta che mangi fuori. Quando provi qualcosa di nuovo, il tuo cervello si rende conto che è qualcosa di diverso e invia segnali al tuo naso per attivare i recettori. Un odore che non hai mai provato prima darà al tuo cervello sensazioni completamente nuove. Non solo ristoranti, rinfresca il tuo menù anche a casa con nuovi ingredienti e ricette. Ripeti le cose che vuoi ricordare. Quando incontri qualcuno, gli stringi la mano, ti presenti, chiedi il suo nome e poi dimentichi quello che ha detto prima ancora di riuscire a dire piacere di conoscerti. Gli esseri umani sono bravissimi quando si tratta di riconoscere i volti, perché è un insieme di informazioni che il nostro cervello elabora molto rapidamente. Invece i nomi non ci dicono molto, quindi senza un contesto è più difficile ricordarli. Alla maggior parte delle persone non interessa ricordare il nome di qualcuno nel momento in cui lo conosce, specialmente se c'è un grande gruppo di persone. E nemmeno ascoltiamo quando ci viene detto, giusto? Se vuoi ricordarlo, pronuncia subito il nome della persona ad alta voce. Se vuoi rafforzare la tua memoria, allora ripeti ad alta voce quello che hai appena pensato, letto o sentito. Leggi ad alta voce. Non sarà facile perché con la tecnologia moderna l'uso costante dei telefoni non ci permette di concentrarci su qualcosa. Ma provaci perché quando leggi ad alta voce usi contemporaneamente diverse parti del cervello. Dagli anche un po' di spazio, non ripetere le cose che vuoi imparare 100 volte nel più breve tempo possibile. Tornaci sopra dopo un po', una volta ogni 8 ore, ogni giorno. È così che padroneggi informazioni e abilità complicate. Indipendentemente dal metodo che usi per aumentare l'attività cerebrale, non sarà così efficace se non ti prendi cura anche del resto del tuo corpo. Quando ti alleni e presti attenzione a ciò che mangi, ti senti meglio, riposato e pronto per imparare cose nuove. Inoltre, proteggi il tuo cervello da cose come il restringimento che si manifesta con l'età. L'ippocampo è il centro della memoria e si riduce con gli anni. La ricerca ha mostrato che quando ti alleni, specialmente quando includi allenamenti aerobici come camminare per almeno 40 minuti alla settimana, l'ippocampo diventa più grande di circa il 2%, invece di rimpicciolirsi. L'allenamento migliora anche il flusso sanguigno al cervello, fornisce ossigeno e sostanze nutritive. Fai una passeggiata o vai in palestra, vai in bicicletta, nuota, fai esercizi cardio o i pesi, balla, arrampicati su edifici come Spider-Man, qualunque cosa tu scelga, mantieni il tuo corpo attivo. E il tuo cervello ti ringrazierà.